Il farro, come gli altri cereali, era fornito ai milites in grani perché è più facile e igienico da trasportare. Pesava poco e si manteneva a lungo. I grani venivano macinati con una piccola macina di pietra trasportata da un carro, in modo che sui carri, tra le vettovaglie, vi giacesse sempre una parte di farina già pronta. Ciò affinché i militi, appena terminato di montare l'accampamento o dopo una battaglia, potessero marciare immediatamente, dato che la farina cuoce molto prima dei grani. In questo modo i legionari potevano riposare subito ed essere pronti per qualsiasi imprevisto. Il tempo per i legionari in missione era basilare. Una mezz'ora di sonno in più poteva mutare l'esito di una battaglia, esattamente come la rapidità degli interventi. L'idea, avuta da alcuni studiosi, che i legionari si facessero macinare ognuno il suo sacchetto di grani alla macina del carro o dell'accampamento, è molto improbabile. Immaginiamo solo la fila per far macinare il proprio cibo. Una legione ci avrebbe messo almeno una giornata. E d'altronde non è neppure pensabile che i legionari scaricassero il proprio sacchetto nella mola per macinarlo insieme e poi spartirlo nuovamente. La ragione per cui ogni legionario portava con sé il sacchetto di cereali riguardava l'eventualità della perdita dei carri, della necessità di una fuga o di dover correre in qualche rifugio senza restare totalmente privi di cibo. Il legionario portava con sé i chicchi e non la farina perché questo avrebbe reso più facile il suo trasporto. Un sacchetto di farina poteva bucarsi, mentre i chicchi potevano anche essere chiusi in un qualsiasi fazzoletto di stoffa. Per la cottura era poi sufficiente tritarli grossolanamente con delle pietre o addirittura cuocerli interi se c'era più tempo a disposizione. Si portavano i chicchi e non il pane perché i chicchi pesavano meno del pane e del buccellatum di cui parleremo più avanti, poiché contenendo meno acqua si conservavano più a lungo del pane. Gradualmente, con l'impero romano, il grano si sostituisce al farro. Il legionario riceveva in genere grano sufficiente per essere trasformato in una razione giornaliera pari a 1 kg e 170 g di pane. Questo solo per il frumento. Poi c'era tutto il resto di ciò che era disponibile a seconda che l'esercito fosse stanziale o di passaggio. I quantitativi di generi alimentari richiesti da una legione alto imperiale di 5.500 uomini richiedeva un minimo di 12 tonnellate e mezzo di cereali al giorno. Come molti di voi già sanno, io curo anche un altro canale che propone una serie di ricette della tradizione italiana, ma non solo. Potete trovare il link nel box qui sotto e, se non l'avete già fatto, vi prego di iscrivervi. Facendolo mi darete un grande aiuto. Un altro cibo già cotto faceva parte del corredo legionario e della frumentazio ed era il buccellatum, un equivalente della galletta moderna. In genere era un impasto di farina di grano duro, acqua e sale, talvolta impastata con acqua e olio d'oliva, talvolta addirittura con lo strutto. Nei due ultimi casi c'era il vantaggio di avere a disposizione gallette meno dure e più nutrienti, come svantaggio il fatto che si mantenessero meno a lungo. Questo cibo veniva cotto al campo e portato appresso durante le marce. Si allestiva un forno con le pietre scaldate al fuoco o direttamente sulla brace. Questo aveva l'enorme vantaggio di poter essere consumato durante gli spostamenti, quando non c'era il tempo di sostare perché si doveva correre in soccorso di altri soldati in pericolo o andare a salvare alleati attaccati dai nemici, oppure fuggire da un nemico soverchiante o dopo la perdita di una battaglia o per fare un attacco a sorpresa. I romani dunque conobbero il pane dopo il 168 a.C., anno in cui impararono le tecniche della panificazione da alcuni schiavi macedoni. Plinio scrive che i latini erano soliti consumare focacce non lievitate e polta, una densa zuppa preparata con grani di cereali schiacciati e bolliti nell'acqua. Come spiega il nome, il panis militaris era in grande uso tra i legionari. Questo tipo di pane pesava un terzo più del grano
era all'epoca una specie di pizza piuttosto schiacciata, fatta con farina, acqua, olio, sale, pepe e foglie di alloro. Questo pane, che non era né galletta né vero e proprio pane, aveva il pregio di essere un po' più morbido della galletta. Un altro tipo di pane era il panis quadratus. La sua particolarità è che veniva farcito con foglie d'alloro spezzettate finemente e cotto su un vero e proprio letto di foglie di alloro. Nel III secolo d.C. ne esistevano due tipi, quello mundus o panis candidus, cioè pane bianco, che veniva fatto nelle città e distribuito alle truppe quando si trovavano nelle caserme, e quello castrensis, usato negli accampamenti durante le campagne militari, che aveva la caratteristica di conservarsi per lunghi periodi. Il panis quadratus è diviso in 8 spicchi da 4 tagli. Era un poco più alto di quello usato nei secoli precedenti. Si presume che agli ufficiali si distribuisse il panis militaris candidus. Poiché il pane era molto duro, veniva mangiato intinto nel vino, nell'olio, nelle minestre o con delle salse. Ai soldati romani, insieme al pane, venivano distribuiti fichi secchi e 262 litri di vino all'anno. A questo si aggiungevano cipolle, rape e altre radici, leguminose e verdure fresche a seconda della stagione. Un altro cibo molto usato era il puls di grano. Era costituito da una specie di semolino non troppo liquido, fatto di grano o legumi, che si mangiava in genere con delle focacce fatte di grano e olio, talvolta con olive o formaggio affumicato. Le focacce venivano cotte sulla brace e, se di solo grano, venivano talvolta cosparse di miele. Il puls era apprezzato soprattutto d'inverno perché, mangiato come una zuppa, serviva a scaldare i legionari. Per la preparazione del puls si facevano tostare i chicchi di frumento, che poi si macinavano a mezzo di macine a braccia o, in mancanza di queste, tra due pietre. Con l'aggiunta di una piccola quantità di acqua e di sale si formava una farinata che veniva cotta in acqua bollente o su una pietra arroventata. Molto usati erano fave e ceci, che si aggiungevano alla zuppa di grano, che alle volte poteva contenere anche della carne, soprattutto suina, per lo più essiccata se consumata durante le campagne, oppure sotto forma di lardo.